estate del 1954. Luigi Einaudi, mio nonno, aveva 80 anni, io ne avevo 18. Lui si è molto interessato nella mia educazione e siamo stati assieme parecchio quell'estate. Un giorno a pranzo assieme soli mi ha detto che non avrebbe accettato coloro che suggerivano che si presentasse per un secondo mandato. Non voglio essere un von Hindenburg, mi disse, riferendosi al presidente della Repubblica di Weimar che aveva aperto la porta a Hitler. Non voglio arrivare a un momento di crisi e non essere capace di farci fronte.